Ciao a tutti, sono Natalia Cattellani e oggi sono qui per proporvi una ricetta, diciamo un comfort food. Sono i cannelloni di nonna Iole, una ricetta che alle mie ragazze piace tantissimo e quando la porto in tavola diciamo che fa subito festa. Però prima di farvi vedere come si preparano, sigla! Le ricette di Natalia sono sempre una garanzia. Dovete sapere che in questi anni, e sono passati tanti, ho messo a tavola tantissime persone. Non ho mai visto nessuno disdegnare questo piatto, perché piacciono a tutti i cannelloni, anche a Simone, che sta dall'altra parte. Quindi sono ben felice di condividere con voi la ricetta di mia suocera, perché era una ricetta furba e veloce. Però adesso mettiamoci al lavoro. Vi servirà della passata di pomodoro già condita con un pochino di olio e di aglio, della mozzarella che io ho già fatto a pezzetti, della besciamella già pronta che magari avete preparato il giorno prima, carne macinata, sfoglie di pasta che acquistate al banco frigorifero, del parmigiano grattugiato, sale, pepe e noce di burro. Avendo già la nostra passata di pomodoro cotta con un pochino di aglio e olio, quindi l'abbiamo insaporita bene, tenetela un po' morbida, mi raccomando. E la besciamella già preparata, qui vi devo dire la verità, l'ha preparata Simone, che sta dall'altra parte, e gli ho insegnato a farla nel microonde. È stato comodo, vero? Bellissimo. Bellissimo. Quindi abbiamo preparato, e anche questa besciamella, come vedrete negli ingredienti, è leggermente più liquida, perché così noi non andremo a cuocere le sfoglie di pasta, andranno tutte nel forno. Cosa ci resta di fare? Cuocere la carne. E adesso ci spostiamo sui fuochi. Allora, questi fuochi per me sono croce delizia. Vediamo la battaglia che devo fare oggi per accendere. Non è questo. Ah, l'ho trovato. Mettiamo la padella sul fuoco, la facciamo riscaldare bene e poi mettiamo noce di burro e carne macinata. La carne mia suocera la rosolava in padella senza metterci niente, solo sale e pepe. E deve essere una cottura molto molto veloce, perché non si deve asciugare o seccare troppo. Ok. Il burro sfrigola, è il momento di buttare giù la carne. Fatela insaporire bene e questa cottura deve essere a fiamma alta. Dice, ma perché metti il burro e non l'olio? Questo me l'ha chiesto Simone dall'altra parte. Perché la vecchia scuola insegna che con i grassi, con le proteine animali, quindi quando si cuociono cose, la carne, insomma tutte le cose che derivano dagli animali, i loro grassi diano più sapore, quindi anche il burro arriva, deriva comunque dall'animale, e quindi sarebbe andato bene anche lo strutto. Mentre in genere quando si vanno ad insaporire e si utilizza l'olio, mi impappino, ma volevo dire che mentre quando si usano alimenti vegetali andrebbe meglio l'olio che sia di semi o extravergine d'oliva, ancora meglio. Diciamo che questi erano gli insegnamenti della vecchia scuola. Quando vedete che ha preso un po' di colore, mettiamo sale e pepe. Sale, basta così, e pepe. Fate proprio sparire il rosa e poi la carne è pronta. Non tenetela troppo sul fuoco, altrimenti perde tutti i suoi liquidi e diventa stoppacciosa. Poi andrà a cuocere di nuovo anche nel forno. Manteniamola bella morbida. Abbiamo scelto il vitello anche per questo. La carne è pronta e adesso andiamo a metterci 3-4 cucchiai di besciamella all'interno. Io uso i cucchiaioni grandi. E anche un po' di salsa di pomodoro. Sempre 3-4 cucchiai, Mescoliamo e poi assaggiamo, perché deve essere tutto ben amalgamato e insaporito. Perfetto. Se il ripieno
fosse già freddo, bello freddo, perché magari rosolate la carne prima, avete tutto freddo, potete aggiungere anche già metà mozzarella. Adesso il mio è un po' caldo, quindi io la mozzarella la andrò ad aggiungere mano a mano faccio i cannelloni, perché altrimenti mi fa subito il filo e poi non la riesco più a gestire, ok? Trasferite la vostra carne così insaporita in una ciotola e fatela intiepidire, raffreddare. La nostra carne si è intiepidita, allora andiamo ad aggiungere un po' di parmigiano e un po' di mozzarella tritata, circa un po' meno della metà. Eh sì, i cannelloni della nonna Iole filavano. Bene, siamo pronti per andarli a confezionare. Imburiamo già la teglia, così man mano che li prepareremo, li potremo adagiare subito. Allora, adesso siamo pronti per formare i nostri cannelloni. Mi raccomando, usate le sfoglie sottili. Avevo comprato quelle un po' più grosse, ma formando i rotoli sono crepati tutti. Quindi, che non capiti a voi anche la stessa cosa, che ci siamo dovuti fermare un attimo, le sfoglie sottili. Prendiamo il foglio, potete decidere se tenerlo tutto e fare dei bei cannelloni grandi. Che dici Simone? Li facciamo belli grandi? Io giganti. Li facciamo giganti. Tenete il vostro foglio intero, prendete una bella cucchiaiata di ripieno, che ripeto, in questo ripieno c'è la carne macinata di vitello che abbiamo scottato con un pochino d'olio, di burro, un po' di passata di pomodoro già cotta nell'aglio, un pochino di besciamella, la mozzarella e il parmigiano. Poi andiamo ad arrotolarli. Gigantissimi! Una volta arrotolati, li andiamo a mettere nella nostra pirofila. Così. Caricate bene di ripieno, perché abbiamo detto che li facciamo giganti. Voi poi potete scegliere se dimezzare, se fate anche altri primi, magari li fate un pochino più piccolini. Poi arrotolate. Così. Tanto questa pasta è talmente sottile che... E mettiamola accanto all'altro. Così. E ne mettiamo un altro per fare il conto pari. Lavorate questa pasta velocemente perché si secca subito. Quindi cercate di essere rapidi. La prima teglia è pronta. Adesso andiamo a mettere un po' di sugo, la nostra salsa di pomodoro. Andiamo a mettere la besciamella. Una bella spolverata di formaggio grattugiato. E questi adesso vanno in forno per circa 15-20 minuti, li tireremo fuori, andremo a mettere un pochino di mozzarella e di nuovo nel forno per altri 5 minuti. La temperatura del forno? 180 gradi ventilato oppure 190 gradi statico. Sono passati 20 minuti, guardate che bell'aspetto, ma diventeranno ancora più belli con un po' di mozzarella, la mozzarella che è rimasta, che poi fonderà. 5 minuti e siamo pronti per andare a tavola. Eccoli qui appena sfornati, io non vedo l'ora di assaggiarli. Sono sicura che questi cannelloni rimetteranno al mondo chiunque e saranno i protagonisti delle vostre tavole di festa. In attesa di farli intiepidire, prima di tagliarli, vi ricordo il mio libro, I biscotti di casa. Se non avete ancora pensato a fare qualche regalino, potrebbe essere l'occasione giusta. Faccio subito le porzioni e, come mi ha detto
Simone, devo farle abbondanti. Guardate la mozzarella che adesso sarà subito filante. Wow! Uff! Io vado a gustarmeli di là a tavola e vi do appuntamento alle prossime video ricette e ai prossimi episodi. Ciao!